Ci sono dei mobili che continuano a esistere e a, come dire, mandare elettricità, quindi verso i desideri, no? Quindi resistere come forma, come contenuto culturale, come apparenza e come anche come funzionalità. Certo, io preferisco il bene durevole perché è quello che marca la storia e quindi, come ci piacciono dei mobili del 600, vorrei che dei mobili del 900 continuassero. La tradizione italiana è quella che gli architetti hanno cominciato a fare a design, non c'erano scuole di design. E questa particolarità, secondo me, è stata proprio quella che ha definito, per intuizione, per osservazione, per creatività, la bellezza, diciamo, di un oggetto dentro uno spazio. Il progetto nasce da lontano, in un certo senso. Che sia creativo o meno dipende dal percorso che si fa. Il percorso è molto fatto di andate e ritorni, di pentimenti, di precisazioni e c'è, io dico sempre che c'è questa parte analitica di che cosa è un progetto. E poi c'è la parte sintetica, e la parte sintetica è quella che ti può far diventare il progetto profetico o no. Profetico vuol dire destinato al futuro, ecco. Thank you.
primi contatti col mondo del design, eccetera, ecco, salgono giusto al 1940, quando io ero ancora studente, perché non ero ancora laureato, e i miei fratelli invece già erano laureati e già partecipavano alla sezione del mobile radio alla settima triennale, dove chi aveva la direzione culturale era Pagano, ecco. Poi io ho avuto occasione di partecipare un momento all'ottava triennale con qualche pezzo unico, perché già c'era la sezione del pezzo unico, del mobile singolo cosiddetto. E poi invece le cose che sono state per me più interessanti è quando abbiamo avuto l'incarico da parte della triennale di svolgere un tema che faceva parte della, dentro proprio nell'architettura triennale. Abbiamo considerato l'edificio come un contenitore, ecco, perché la mostra non aveva, non doveva essere una mostra di cose messe in fila, ma doveva avere un significato. Vale la pena di ricordare la nona triennale, la sezione dell'illuminazione che avevo fatto con mio fratello, e già lì qualche apparecchio era presentato innovativo. Roba di Benini, roba di Viganò, roba anche nostra, roba di Max Huber, eccetera, Lucio Fontana, perché era l'anno in cui Lucio Fontana aveva fatto sullo scalone quel grosso, diciamo, apparecchio illuminante, diciamo, fatto di neon. Nell'allestimento espositivo la luce gioca un ruolo molto importante, quindi tutta l'esperienza adoperata negli allestimenti l'abbiamo poi applicata nella realizzazione di prodotti nuovi per illuminare. I primi allestimenti che sono stati fatti da un certo personaggio, un certo Petrazzoli, che aveva combinato di realizzare in sede triennale le varie mostre della radio. Quando interviene anche la televisione, la mostra della radio poi non ci sta più e passa poi in fiera al Palazzo dello Sport e continua. Abbiamo fatto molto lavoro in collaborazione, in gruppo, e questo è importante, perché noi non solo già noi eravamo in gruppo, perché cominciavamo a essere in due, io e mio fratello, poi col grafico Max Huber e con altri grafici come Bianconi, come Tovaglia, eccetera, e abbiamo fatto delle cose che la RAI ci ha permesso di fare con molta facilità. Questo apparecchio, che è del 1956, è stato progettato da me e mio fratello per la REM, che è un'industria che faceva aspirapolvere, ed il concetto era di fare una aspirapolvere piccola da casa. Ecco, il quale poteva scorrere così sul pavimento, ecco, qui ci metteva, si capisce, il suo bocchettone, ecco, che va dentro qui, dentro qua, adesso qui. Ecco, e questo era tutto. Però questo poteva essere trascinato a pavimento oppure anche messo in spalla, ecco, poteva essere messo in spalla e così. Infatti questa parte qui è quella che tocca il sedere e questa qui. E uno faceva il pagliare, faceva le sue polvere, le sue cose. Ecco, ma l'importante, dicevo, è il materiale, ecco, questo materiale qui, per cui è fatta la scatola, che si compone in due pezzi distinti, è ottenuto appunto con questo materiale derivato dal petrolio, il Moplen, allora appena in sperimentazione presso da Montecatini. Allora, oggi, ecco, questo è, basta. Ecco, qua porta il motore rotante, questo invece il sacchetto con la polvere di risulta che poi veniva buttato via. Ecco, abbiamo visto l'oggetto. Benissimo. Abbiamo sempre cercato che la forma risultata dell'oggetto fosse quasi normale, ma suggerita da una progettazione per componenti. La progettazione per componenti caratteristica nostra è quella da San Luca, dove appunto c'erano il sedile, il poggiareni, il poggiatesta, il poggiabraccio, eccetera, composti, eccetera, ma che all'effetto visivo fosse quasi una poltrona normale, che non segnasse una volontà formale, ma che il risultato formale dell'oggetto fosse fatto da questa struttura composta di elementi che erano insieme.
Negli apparecchi illuminanti, la sorgente luminosa è una delle fonti, è una delle cose principali. La cosa principale è il risultato illuminotecnico che si deve ottenere, d'accordo. Però l'importante è il vero prodotto di grande numero, che è la sorgente luminosa fatta dalle grandi industrie che producono sorgenti luminose. Esempio, ecco, questo apparecchio, esempio, che è stato avvicinato, l'intervento importante che ha generato poi il risultato formale dell'oggetto è appunto questo tipo di sorgente diretta verso orientabile, eccetera, o diretta verso l'alto, secondo il risultato che vuoi ottenere, dove la necessità di un trasformatore lasciava per esempio in vista anche questa parte dell'apparecchio, che è una delle parte importante perché è legata alla sorgente. Questa lampada qua invece, più semplice ancora, è arrivata con una parte specchiata, per cui è stato reso semplice di fare un apparecchio che avesse tre gambette da poter poi muovere e infilare per essere facilmente trasportabile. Da questa, l'intervento di un'altra lampada alogena piccola ci ha permesso di fare in modo di orientare il fascio luminoso verso l'alto, e mentre qua era fisso, mentre lì poteva essere orientabile perché può essere anche girabile. Altra lampada, ecco, che è stata suggerita anche qui proprio dalla sorgente luminosa, anzi qui c'è quasi una concessione, cioè, molto formale al risultato dell'apparecchio. La sorgente luminosa era questo tubino da 6 watt, 8 watt, appena importato dall'America, che necessitava anche lui di un trasformatore, dove con un piccolo tegolo, per poter non essere avvaliati, ma è una lampada, diciamo, personale, e dove la parte luminosa, ecco, a un certo momento diventa tubo metallico, cioè diventa braccio di sostegno, e alla fine diventa il conduttore. Quindi è proprio un po' una voglia di portare il conduttore a diventare sostegno e finalmente sorgente luminosa. Ecco il piacere di una linea continua. Sulla illuminazione del tavolo, ecco, questo mentre aveva questo fatto di abbagliamento e che quindi doveva essere regolato, è stato realizzato con quest'altro apparecchio, qui andava bene avere un cassetto per tirare fuori, insomma, dove la sorgente luminosa, invece di essere portata qua alla testa come normalmente era nelle quelle già esistenti, è stata portata nella base, in modo di avere questa testa fredda per poter qui regolare, ecco, regolare la direzione, l'orientamento in questo senso, muovendola così, e qui invece con uno specchio, in modo che questa parte qui fosse che non facesse male alle mani, insomma, non scusasse mai. Ecco, il ragionamento che era stato fatto per quella esposizione Colore e Forme a casa d'oggi a Villa d'Este a Como, c'era un ragionamento del duro del molle. Allora, cos'era? Stupidata, niente di poi eccezionale. Insomma, quello che era rigido, siccome il materiale era morbido, poteva essere visto come un oggetto rigido che poi diventa molle giusto quando uno si siede, perché la densità diversa tra quella della seduta e quella dei braccioli porta in modo, ecco, che uno può stare seduto sul bracciolo, su uno rigido, oppure più molle. Però il disegno è un disegno rigido. Contrario a quello che è un disegno morbido, che è questo, che è un disegno morbido fisiologico, eccetera, eccetera, ma perché il materiale è rigido invece, ecco. E il gioco era quello di fare una progettazione per componenti già esistenti. Questo traslato dalla mete legatrice del trattore agricolo, portata in casa come si dice, una balestra e un fuso fatto in legno tornito, in modo di ottenere uno, due e tre punti d'appoggio, in modo che fosse, ecco, assicurata una certa stabilità. Ecco, stesso discorso veniva fatto per esempio per questo, dove il tessuto è morbido, ma formalmente la cosa è rigida, ecco, però è il ragionamento dopo tornare. Questo è lo stesso di questo, cioè porta un sellino, questo era fatto per stare in piedi così, no? È un sedile di fortuna, so, per il telefono a muro, eccetera, ecco, che poi anche questo è composto una progettazione per componenti.
Niente, questa invece è una reinterpretazione della poltrona sdraio, che lì è da esterno, qui invece è portata in casa, perché in casa c'è sempre uno uno sempre che è un po' scassato e che, come quando si arriva alla mia età, che uno ha bisogno di adoperarla e stare lì bello tranquillo, così, eccolo, però è giocata su una mobilità all'interno dell'abitazione. E avanti così, questo fa riferimento a vecchie cose e basta. Basta. La storia di Osvaldo Borsani è raccolta soprattutto in un grande archivio che si conserva vicino alla bellissima Villa Borsani a Varedo, un archivio che contiene 30.000 documenti cartacei a mano che vanno dal 1923 fino all'inizio, la nascita dell'azienda Tecno. Acquista sempre maggior valore la possibilità di poter accedere a dei documenti che raccontino come sono state affrontate le tematiche in passato e quindi di approfondire, vedere quelli che sono stati i ragionamenti di un tempo. E si scopre nel suo percorso quali scelte coraggiose ha fatto, delle idee originali, fuori dagli schemi. The creating of the factories, the showrooms, the stamp, the identity, all of that as a continuum. And I think that there are very, very valuable lessons for today from that historical record. Osvaldo Borsani was a remarkable individual because he combined so many different roles over quite a long period. He was a designer, innovator, entrepreneur. I remember this individual, quite formal, I mean, suit, tie, very together. E di lui mi ricordo principalmente la sua voce. Era molto profonda, molto gentile. Interagiva sempre con le persone, dalla prima all'ultima. Osvaldo Borsani nasce a Varedo con un fratello che si chiama Fulgenzio. Il nonno era Gaetano Borsani, che indirizzò i due gemelli, uno ad architettura e l'altro a economia, perché probabilmente capiva che l'azienda aveva bisogno di due cose in questi due campi. Più importante ancora forse è stato il periodo del liceo artistico, perché lì forse trova la maggior ispirazione. Il suo mondo era stato un mondo sofisticato della borghesia degli anni 30, 40, 50, in cui lui aveva offerto una grande qualità di ricerca e di sensibilità, anche attraverso il lavoro degli artisti, con gli artisti. La nascita della Tecno nel 1953 è sicuramente un passaggio epocale non solo per la storia di Osvaldo Borsani, ma molto importante anche per la nascita del design italiano nel dopoguerra. Osvaldo Borsani con il fratello Fulgenzio danno vita a una storia che ha molti aspetti sorprendenti. Vedere che cosa stavano facendo i Borsani e la Tecno risultava davvero un mito, un punto quasi irraggiungibile.
Era un personaggio molto, molto, molto brillante, un po' matto, ma nel senso migliore. Era un uomo del fare, certamente. Sprezzava scintille. Pio Manzù è stato uno dei primi giovani allievi della scuola di Ulm, la Hochschule für Gestaltung, dove la metodologia, le tecniche di rappresentazione e una forte impostazione teorica indirizzavano i giovani studenti nei temi del design. Lui è l'unico che ha fatto una scuola, che è stato preparato per diventare un esperto di architettura industrializzabile. Pio era proprio, sapete, un mio compagno di scuola, no? Ed era un personaggio abbastanza insolito rispetto al contesto di Ulm. Aveva questa mania straordinaria per le automobili, no? E aveva una Porsche, lui aveva la Porsche. Esordisce insieme a due colleghi, Michael Conrad e Dan Werner, con i quali condivide una proposta molto interessante, nella quale già si vedono gli elementi propri del modo di progettare di Manzù, che erano un segno molto nitido, mai elementi in eccesso, una forma bilanciata nelle proporzioni, e quella che era la carrozzeria di una vettura coupé diventa occasione per sperimentare, anche introdurre degli elementi dal punto di vista del linguaggio nuovi. Non è solo l'innovazione della forma, ma è l'innovazione dei dispositivi, sollecita un'esperienza diversa nel relazionarsi all'oggetto automobile. C'è una sua frase che trovo significativa, nella quale lui descrive l'auto, rivendica la necessità che l'auto diventi un oggetto come tutti gli altri. Ha fatto cose che oggi sono visibili nello sviluppo del prodotto automobilistico, che fanno parte di quella visione lì. È la sua figura complessiva che è fondamentale. Se lui ci fosse stato, noi tutti avremmo avuto una vita diversa, almeno, certamente diversa. Non so se migliore, ma certamente, certamente radicalmente diversa. Con la 127 avviene una vera rivoluzione, le superfici diventano assolutamente tese, il tema della vettura è tutto avanti, nel senso come strategia di posizionamento del motore. Un abitacolo che consentisse uno spazio adeguato per 5 persone, un vano bagagli altrettanto capiente e soprattutto l'innovazione offerta dalla trazione anteriore, che liberava sostanzialmente dal punto di vista dell'architettura lo spazio fruibile per l'abitacolo. Quindi è cambiato completamente il paradigma di mobilità. Una macchina moderna, accessibile ai giovani, con un comfort spaziale di altra natura, che permetteva una relazione col territorio completamente differente dal modello precedente. Quindi uno spartiacque tipologico, ma soprattutto di relazione. La 127 oggi è ancora la capostipite, è ancora qualcosa che si tende a collocare nelle cose che non sono mai passate. Tra i progetti di Pio Manzù confluiti nella realizzazione di prototipi figurano sicuramente la Autobianchi 111 e l'Autobianchi Coupé, due lavori nei quali Pio Manzù sperimenta l'applicazione dei nuovi materiali compositi. L'automobile sicuramente in un mix tra l'estetica dell'Autobianchi Coupé e della 112 parla di un linguaggio di innovazione, di assenza di disturbi nel metterlo a punto.